Ok, ho trovato il taglialegna. Ok, quindi andiamo verso nord. Quindi vuol dire di qua. Raggiunge il bivio con il capanno distrutto. Quindi proseguo di qua. Questo è il bivio con il capanno distrutto. Devo andare a sinistra, quindi di qua. Devo raggiungere la roccia piatta. No, l'alto faggio. Che non è questa. Continuiamo ad andare dritti. Questo è un alto faggio? No. Sì. Quindi dobbiamo andare a sinistra. Andiamo al prossimo bivio e dobbiamo andare dritti. Al prossimo crocevia. Questo è il cavallo che curva da solo. Prossimo crocevia. Dovremmo esserci. Più o meno. Sono sempre verso nord-ovest in questo caso. Prendi la strada a sinistra, segui il sentiero al bivio successivo. Prendi la strada a sinistra, ok. Adesso dovrebbe esserci un altro crocevia, perché lì c'è la roccia piatta. Fortuna mi vengono date le istruzioni una alla volta, quindi almeno quello ci sta. Questo è il crocevia. Quindi adesso si tratta di andare dritti. Ok, adesso bisogna andare un po' più piano. Dove siamo esattamente? Siamo proprio al limite nord di tutta la mappa, siamo quasi oltre Scalitz ormai. Andiamo un pochino più con calma. Quando raggiungiamo l'accampamento? Andiamo di guidare noi, perché sennò mi incasino con la vista. Alberi tagliati. Qualche fungo per strada. Che altro sto vedendo se troviamo esseri umani eccetera per evitarli. Sì, eccoli qua. Ok, li abbiamo trovato. Primi Slavic. Facciamo qua un attimo il cavallo. Facciamo il giro largo. Partita salvata. Sabato i banditi prima dell'inizio della battaglia. Procedi dritto oltre il crocevia fino a raggiungere il campo. Trova i banditi. Puoi avvelenare il loro cibo, puoi dar fuoco alle loro frecce. Probabilmente la seconda, che non so come avvelenare il cibo, sinceramente. A moat. It would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from arrows. Ispeziona l'accampamento alla ricerca di informazioni utili per l'attacco. Quindi c'è un fossato intorno, quindi non riusciamo a entrare tanto facilmente di là. Proviamo a cercare un punto dove passare? Magari c'è un punto nascosto, un ponte? Qualcosa del genere? Beh, qua c'è un posto per passare forse. No, c'è una casetta. Andiamo su qua un secondo. Possiamo passare su questo qui? C'è una casa distrutta. Ok, possiamo andare su di qua un secondo? No. Proviamo a fare il giro?
Sarà un punto dove poter passare, no? Sto impelagando. Qui c'è il fiumiciattolo che arriva, quello è uno. Continuiamo a girare in tondo. Quanto grande è sto campamento? Ah, c'è una via. C'è un ponte. That'll make it easier to cross the earthworks. There's open ground on both sides of it, but it's the fastest route for an attack. Ok, sappiamo che c'è un posto dove passare di qua. Quindi sul retro c'è una via. Se zoomiamo un attimo dove siamo qua. Noi siamo arrivati da qua, l'entrata principale, ma se facciamo il giro c'è anche di qua. E proviamo a vedere anche da questa parte, a sto punto. Quindi se io continuo di qua, dovrei riuscire a trovare qualcos'altro. Là c'è una persona. Io faccio il giro di qua. Sta venendo notte quasi. Ah, c'è anche una via da questa parte. Hey! We could launch a sneak attack from here. Mi hanno visto. Non mi avete più visto. Ok, è ancora qua. Sei andato via? È andato via. Ok. Quindi possiamo fare anche il giro di qua. Proviamo ad avvicinarci da qua sopra. Cosa dice la missione? Che va bene le informazioni che ho preso o manca ancora? Devo entrare però. Ispezione l'accampamento, la ricerca di informazioni utili. Devo trovare un modo per entrare. Senza farmi vedere dalle guardie. Get all the way to the... Ti prendo a pugni? Questa è una freccia però. Come here, Lily River. Da!
I'll slaughter you. Finito le frecce? Sto andando avanti a cercare di usare più frecce possibili. Perdendo. Ci siamo beccati a vicenda. Ok. Non è ancora morto. Io avanti, io stai. Ferrato. C'è qualcuno che mi sta cercando di colpire ancora. Solo che io non vedo niente. Grazie per avermi dato un pochino di visibilità. Mi ha fatto malissimo. Sono accecato. Ah, vabbè, li prendiamo da qua. Siamo ritornati da qua. Dobbiamo rifare tutto il giro. Va bene. Però lo facciamo di giorno almeno. Allora, di qua facciamo così. C'era il ponte. Così magari riusciamo a vedere gli arcieri messi meglio. A bridge. That'll make it easier to cross the earthworks. There's open ground on both sides of it, but it's the fastest route for an attack. Ok. Adesso andiamo dritti e cominciamo a girare di qua. Possiamo risalire questo posto, stare attenti a questo, che già mi vede. Mi sta più inseguendo, no. Io vado su di qua. We could launch a sneak attack from here. Perfetto. Qua ci sono i funghi. E poi possiamo andare ancora più su. Forse. Su Henry, dai. We could get all the way to the camp unobserved this way. Our attack would catch them by surprise, but then we'd run straight into the middle of the Cumans. Ok, se continuiamo a nord.
Ok, siamo sul retro. Se facciamo il giro di qua. They can see a long way from that steeple. And those archers up there. Definitely going to be a problem. Ok, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Continuiamo a fare il giro? Continuiamo a fare il giro, entriamo dentro l'accampamento praticamente. Magari continuando a fare il giro di qua troviamo qualcosa di utile. Vediamo se siamo attenti. Siamo proprio sul retro di questa. Dimmi che un magazzino scorte che te lo avveleno tutto. Di qua non passiamo. A stockade. A handful of men could hold it for quite a while. C'è qualcuno? Però nell'accampamento adesso c'ho. Ho scoperto dov'è il cibo da poter avvelenare. Soprattutto prima di uno scontro, devo ispezionare la zona a compiere. Ho trovato l'accampamento del nemico portando a termine l'incontro per sabotare le difese dei banditi in vista dell'imminente battaglia. Veleno. Sono qua le scorte? C'è anche un grimaldello facile che usiamo. Il nostro trucchetto per aprirlo. C'è tutto l'abbellimento per travestirsi. Allora, caffettano cumano, calza bracca. Questo è un... bello. Gli stivali cumani. Usbergo rinforzato. Avambracci cumani. Caffettano cumano, calza bracca cumana. Praticamente sono vestito da uno di loro. Devo capire se con il veleno quanto fuori posso uscire. Sono tutti lì. Devo capire dove sono le loro scorte, perché abbiamo un veleno ma non posso correre, tra l'altro. Vediamo cosa c'è qua. C'è una stradina qua. Siamo di nuovo all'entrata. Ok, abbiamo fatto tutto il giro. Devo solo cercare un modo per utilizzare quel veleno adesso. Sta venendo sera, quindi comincio a vedere un po' di meno. Andiamo un attimo spegnendo anche la luce che ho qua. Sì, si vede un po' meglio. Così mi emergo un pochino di più. Immergo nel gioco. Oh oh.
Mit akarsz ott? Kit nem lát? A teremtését! Mellé! Mi a dolg? Életlenül kibújtál anyád szuknyája alul. Na gyere te, Gani! Ah, ne sono due. E dimmi che c'è il mio cavallo. Il mio cavallo? Sto correndo a caso. Salvami tu, cavallo. Dovrei essere salvato. E tiriamo via un po' di roba, che dite? Questo non ci vedo niente, quindi forse è meglio così. E avrei bisogno gentilmente di una torcia. Dimmi che riusciamo a trovare una strada da qua. No, dobbiamo fare il giro larghissimo, andiamo verso sud-ovest. Corre nella notte. Sono andare verso sud? Sto andando dentro il campo? No, ok. Però sono, ho troppa roba addosso. Purtroppo questa è una cosa che ci porteremo dietro sempre, probabilmente. E buttiamo via questo, dai. E non basta ancora. Abbiamo il veleno, però... ho ancora 10 kg di troppo addosso. Lo scudo pesante pesa troppo. E giochiamo senza scudo? Spostiamo sul cavallo lo scudo. Ma come? Non basta ancora? Ah, non basta ancora. Tocca buttare via ancora qualcosa. E che sarà? Il farsetto di pelle. Che cos'è che ho adesso come modificatore? Fatemi vedere. Torace ferito, ok. Mangiamo un pochino. Non sto sanguinando, quindi non è un problema. Andiamo. Quindi procediamo verso Serrazic. Non becchiamo un platano in faccia. Ho trovato un altro accampamento. Campamento era questo. Ah, sono completamente da un'altra parte adesso. Ok, sto andando dalla parte giusta. Poi ci sono un po' di cervi. Vabbè, sono già andato abbastanza lontano. Sto trovando cose interessanti. E c'è anche una strada adesso. Che non sto seguendo perché... a noi piace così.
Ok, adesso sto seguendo la strada. E quindi da Rovna devo scendere giù, andare dritto, c'è un fiume ancora, no, quindi continuiamo ad andare dritti di qua per adesso. Probabilmente posso fare anche un coso veloce, no? Sì, posso trasferirmi qua. No, andiamo dritti così. Finalmente sento una foresta di mezzo. Più o meno. Niente, non si arriva. Troppo alto addirittura. Troppo ripido. Vabbè che non ho una capra però. Ma che fatica che fa ad andare su. Oh, che belle stelle.